In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 2 di ottobre, grandissima festa degli angeli custodi, festa un po' particolare perché ce lo saremmo aspettati nel mese di settembre, visto che poi alla fine quel mese è dedicato agli angeli, oppure questo mese viene traslato in qualche maniera in ottobre. E naturalmente andiamo avanti col pensiero di San Pio, andiamo avanti anche con la Beata del giorno, che in questo caso è Maria di Guadalupe, una martire degli anni 30 spagnoli, quei martiri che sono stati così vittime della guerra civile. Detto questo, è naturale che oggi il Vangelo si appoggi a quella figura che è l'angelo custode, però in questo caso il Vangelo forse un pochettino non amplia quello che è il concetto finale, ovvero che l'angelo custode è per tutti, non solo per i bambini, perché poi sembrerebbe che l'angelo custode sia lì per i bambini, poi quando diventi adulto l'angelo se ne vada per conto suo. In realtà non è così. Anche la prima lettura Dio ci fa capire che l'angelo è sempre lì a vegliarci, poi che si sia in comunità, si sia una nazione, si sia da soli, comunque l'angelo c'è. Abbi rispetto, perché comunque lui fa le mie veci. Ecco, questo secondo me è un po' la concezione che noi dovremmo avere, quella concezione che oramai diventa forse un po' così, un po' banalità, perché sì, molte volte noi facciamo anche il rosario, diciamo: angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisce, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, amen. Ecco, forse questa preghiera oggi non che cada in disuso, ma diventa magari un accessorio che mettiamo nel nostro rosario, nelle nostre preghiere, ma non è una vera invocazione, che dovrebbe essere così, in quanto poi i santi tutti ci parlano della validità. Quante volte Padre Pio è stato salvato dall'angelo custode, e se non ci fosse stato lui, Gemma Galgani, ma anche altre persone, avevano tutti l'angelo custode. Anche per quanto riguarda le varie apparizioni della Madonna, quante volte è venuta con gli angeli. Quindi di conseguenza dobbiamo un attimino veramente rientrare in una concezione che l'angelo custode è più che una devozione, è una necessità di interazione. Se non riusciamo in questo, è naturale che poi tutto quanto, quello che seguita, va un po' disperdendosi. Poi hai voglia di andare lì e fare le lodi, va benissimo. Cioè, uno dice: ma la mia spiritualità non è quella della Madonna, e io vado lì e lodo, e va bene. E la mia spiritualità non è quella di stare a contemplare l'angelo custode, va bene, ognuno fa quello che vuole. Ma perdere tutti questi doni che il Signore ci ha fatto è una cosa, non dico grave, ma sicuramente è un qualche cosa che il Signore ne tiene da conto, anche a livello di grazie. Io ti ho dato il mio angelo custode e non l'hai degnato neanche di uno sguardo. Io ti ho dato mia madre, non gli hai degnato neanche di uno sguardo. Io ti ho dato i dottori della Chiesa, ti ho dato il catechismo cattolico e non gli hai dato neanche uno sguardo. Io ti ho dato la storia di quella che è la tradizione della Chiesa con tutte le sue grandezze, e tu non gli hai dato neanche uno sguardo. Sì, è vero, mi hai lodato, ma sai, chi dice Signore, Signore, e poi non fa la volontà del Padre mio, insomma, non è che sia una gran cosa. Quindi attenzione anche a noi che ci creiamo delle devozioni che probabilmente non,
non rispecchiano molto la volontà del Signore, un po' come quando succede che magari delle persone, forse anche le più anziane, vanno lì e magari entrano in chiesa e accendono il cero, entrano il cero, mettono il cero alla Madonna e poi dopo non danno una, così, non fanno una contemplazione al tabernacolo, ecco. Davanti a queste situazioni la Madonna stessa comunque avrebbe anche da ridire. Quindi ricordiamoci sempre dell'approccio, appunto come diceva Santa Teresa, che questo mese veramente è pieno di Teresa, come diceva Santa Teresa, se la gente sapesse quanto è importante il tabernacolo in una chiesa, ci vorrebbero i carabinieri per gestire l'afflusso. Ecco, ricordiamoci sempre di tutte quelle cose che noi facciamo, ecco, quindi anche il fatto che noi passiamo davanti a una chiesa, ricordiamoci che dentro quella chiesa c'è un tabernacolo, dentro quel tabernacolo c'è il nostro Signore. Ecco, quindi una devozione che può essere anche quella. Magari la gente passa e dice, oh sì, bene, e non dà molto significato. Invece ricordiamoci sempre di quello che è, appunto, fece il caro San Bernardo quando vedeva un'effigie della Madonna e, cioè, salutava la Madonna, poi lei l'ha salutato. Questo è per dirvi quanto sia importante veramente ogni cosa che richiami la sfera celeste. Quindi la festa degli angeli custodi sia oggi per noi veramente quell'intercessione potente al fine di poter essere molto più coscienziosi in quello che sono i doni del Signore. Quindi è vero, abbiamo necessità, facciamo la novena a quel santo, a quell'altro ancora, l'intercessione che chiediamo, eppure magari davanti alla necessità di contemplare l'angelo custode, primo dono che ci viene donato dalla sfera celeste, naturalmente dopo la vita e l'essere in Dio, ecco, quindi molte volte noi sfuggiamo da questi nostri doveri così spirituali. E quindi veramente la festa di oggi sia per noi la prima conversione a Cristo, che arriva proprio questo, in questo momento. Gli angeli del Padre mio sono lì a guardare i bambini, e questi bambini comunque sono protetti da loro. Guai a scandalizzare un bambino, scandalizzeremo l'angelo e scandalizzeremo Dio, perché fanno le loro veci, fa le veci di Dio. Se l'ho dato Gesù Cristo.